Buonasera miei cari, questo video fa parte della serie Video in notturna, ma ho appena finito di scrivere il post su Majakowski, sul suicidio di Majakowski e avevo davvero tanta voglia di registrare subito il video per condividere con voi a caldo le sensazioni che mi ha suscitato studiare un minimo. Majakowski è appunto la fine della sua vita. Volevo girare questo video sia appunto per parlarvi di quello che, vabbè, insomma, poi leggerete anche nel post. Scusate, ma il mio occhio ha qualcosa dentro, ma soprattutto per farvi vedere anche i libri dai quali ho preso le informazioni. Allora, tutto è nato da questo, che è un libro che vi ho già fatto vedere, La vita è bella di Trotsky. È una raccolta di suoi saggi, in cui parla di cose varie, fra cui anche il suicidio di Majakowski. Majakowski era un poeta ed è stato definito il poeta del regime sovietico. Lui era un avanguardista, un esponente del futurismo russo, che è molto diverso dal futurismo italiano. Per fortuna per i russi, e appunto era un poeta che decise di sposare la causa del regime, per cui divenne il poeta del regime sovietico. Proprio questo probabilmente fu la causa, o fra le cause, del suo suicidio, di appunto di aver preso la decisione di morire. Dopo aver letto il saggio di Trotsky, appunto, ho detto adesso scrivo un post sul suicidio di Majakowski e l'ho proposto ai ragazzi di Mangiatori di Cervello, per cui il post, non so se quando vedrete questo video sarà già online o dovrà ancora andare online, però sarà su Mangiatori di Cervello. In ogni caso io metto un richiamo sul blog, quindi se è già stato pubblicato, ma ve lo scrivo qua da qualche parte, se è già stato pubblicato trovate comunque il riferimento sul blog, che è www.amarantimes.it. Una volta deciso di scrivere questo post, ho fatto quello che mi riesce meglio. Sono andata sul sito, sul catalogo della biblioteca e ho cercato tutto quello che riguardava Majakowski. Ho preso in prestito tutto quello che ho trovato. Non ho trovato tantissimo e mi dispiace moltissimo non aver trovato soprattutto un libro di Jacobson che voglio assolutamente leggere perché è una specie di celebrazione dell'amico Majakowski, del collega Majakowski. Deve essere molto molto bella, ne ho letto uno stralcio. I libri che invece ho trovato sono questi: Majakowski, Vita poetica o per scelte. È un librone in cui c'è una parte iniziale in cui si parla della vita, della poetica di Majakowski ed è a firma di, me lo sono scritta, Pasquale di Palmo. Mentre poi c'è un'antologia di testi di Majakowski e alla fine c'è un saggio di Angelo Maria Ripettino che ho letto essere stato uno dei maggiori slavisti italiani. Da qui ho preso appunto molte informazioni sulla sua biografia. E poi ho trovato questi due, che sono due graphic novel molto interessanti. Questa qua è di Pablo Echaurren ed è una biografia di Majakowski. Questo è lo stile dei disegni. Ed è appunto tutta la sua vita disegnata. Mentre quest'altro, credevo che anche questo fosse una biografia a fumetti, è a firma di Laura Perez Vernetti, si intitola Il caso Majakowski. L'eccezionalità di questo libro, che vorrei provare a trovare da comprare, averlo in casa, è che non è una biografia a fumetti, ma è l'illustrazione di alcune sue poesie. Cioè, ci sono alcuni componimenti che sono disegnati e accompagnati ovviamente anche dai testi. Molto molto bello. Mentre lo guardavo pensavo che se un giorno avrò dei figli vorrei fargli vedere, fargli leggere le poesie di Majakowski attraverso questa graphic novel. Poi ho pensato, poveri figli di Elena. Comunque, scrivere questo post è stato molto emozionante. Già solo il fatto di entrare un attimo in contatto con una vicenda così drammatica come quella di un essere umano che decide di togliersi la vita è provante. In più Majakowski è una figura molto emblematica del suo tempo. Ne abbiamo già parlato quando vi ho parlato di Tina, di Pino Cacucci, la biografia di Tina Modotti. C'è un post, lo trovate sul blog,
in cui appunto parlo di Tina Modotti e del fatto che la sua vita è stata, soprattutto la parte finale della sua vita, è stata influenzata in negativo da il regime sovietico, da Stalin che vedeva complotti ovunque, che non si fidava di nessuno, che metteva i servizi segreti alle calcagna di chiunque, e questo clima di tensione, di diffidenza nei confronti di tutti. Ovviamente se veniva a mancare la fiducia nei tuoi confronti, non era raro che qualcuno poi tentasse di ucciderti. Il problema di Majakovskij è appunto che lui è un avanguardista. Il tipo di arte accettata dal regime sovietico è invece un'arte molto più semplice, un'arte di tipo realista, e per un fatto molto molto semplice, ossia loro dicono l'arte deve essere capita dal popolo. Se il popolo non la capisce, allora non va bene. Il senso di inadeguatezza che scaturisce in Majakovskij per questo è gigantesco, cioè lui crede moltissimo nella rivoluzione, vuole assecondarla, vuole essere il cantore della rivoluzione, d'altra parte la rivoluzione gli dice la tua arte per come la fai non va bene perché il popolo non ti capisce. Per cui c'è questo scontro, questa incoerenza all'interno di Majakovskij che prova a andare incontro alle esigenze di questo pubblico operaio, come lo chiama lui, però sembra quasi che queste esigenze non vengano mai soddisfatte, non vengano mai accontentate. E quindi lui, sia per vicende sue biografiche, ho letto un po', no, oltre questi libri, ho letto un po' su internet, e lui aveva già tanti cazzi per i fatti suoi, era un'anima irrequieta, per cui il suicidio non è stato, non si può sostenere che sia stato esclusivamente a causa dell'oppressione del regime sovietico, ma l'oppressione del regime sovietico ha fatto tanto, soprattutto perché appunto Majakovskij credeva moltissimo in questa rivoluzione e nel suo esito, che invece poi è stato abbastanza deludente. Sono passati 7 minuti, io ho al solito 10 minuti. Andatevi a leggere il post, poi appunto ve lo indicherò, vediamo come, perché lì ho scritto molto di più. La riflessione che volevo condividere con voi era quella che adesso non so se sono io fissata, no? Se vedo troppi collegamenti che non ci sono fra le cose, però mi ha fatto molto pensare, mi ha anche dato un po' di angoscia questo discorso sul popolo non ti capisce. È un po' un elite versus popolo ante litteram, cioè quello che vediamo adesso si è già verificato nel corso della storia e ha portato a questi esiti. Quello che mi inquieta più di tutto è che nel momento in cui tu definisci un'elite, definisci un dentro e un fuori. Dentro l'elite è chi è l'intellettuale, il professorone, colui che parla o scrive o dipinge o si esprime in modo tale che il popolo non lo possa capire. D'altro canto, il fuori, l'elite, è tutto quello che non capisce, tutto ciò che è incolto, tutto ciò che non è abbastanza raffinato per arrivare a. E la funzione di questa definizione di elite è doppia da parte di un potere politico, ossia confina l'elite in una condanna di essere contro il popolo, di non volersi far capire del popolo, ma nello stesso tempo dice al popolo che lui è incolto, che lui non capisce, che lui è limitato dentro quella definizione e non può aspirare ad andare oltre. Quindi diciamo che abbiamo degli esempi di regimi che hanno fatto questa distinzione, che se ne sono serviti per comandare, per sindacare sulle scelte, sui pensieri delle persone e degli intellettuali di un paese. Per cui non lo so, mi andava di condividere questa riflessione con voi. Cosa ne pensate? Sono io che sono schizofrenica, che vedo collegamenti ovunque, o anche nella vicenda di Majakovskij e dei poeti sovietici, perché comunque ce ne sono stati un po' che si sono ammazzati o che sono stati trovati morti. Possiamo leggere un presagio di qualcosa che forse, se ci impegniamo, potremmo evitare. Ci vediamo alla prossima.